Giunta. Ed allora eccoci tornati. Siamo già in lobby, amici, per una che è una delle partite dai mille risvolti, perché non so chi ha letto Team Liquid, l'ultimo blog di Cloud dove attaccava il suo ex amico e compagno TLO, e adesso si ritrovano in lobby per il Vasacast Invitational uno contro l'altro per i quarti di finale. Solamente uno dei due andrà avanti nel torneo, l'altro se ne tornerà a casa con le uova nel paniere, modo di dire italiano. Ok, siamo partiti, amici, inizia la guerra, ready, go! Ci risiamo, ancora una volta, uno dei giocatori più importanti per la nostra nazione, l'ultimo a questo punto rimasto in gioco, le speranze di vedere un italiano nelle finali e nelle semifinali di domani per l'ultimo giorno del Vasacast Invitational sono riposte nelle sue APM, saranno riposte nei suoi Marine, nella sua macro e nella sua fantastica micro. È l'ultimo torneo che lo vedremo giocare Terran prima del suo ritorno a Grande Madre di Aiur. Come Terran, rappresentante, l'ultimo rimasto in gioco italiano, leghiamoci e stringiamoci forte e passiamo l'energia al nostro carlone nazionale, Cloud! Nell'altro angolo di Cloud Kingdom abbiamo invece uno dei giocatori più amati del suo paese, la Germania, del suo continente, l'Europa, ma forse di tutto il mondo. Per la sua skill, ma anche per la sua simpatia e per il suo modo di rappresentare l'eSports in tutto il mondo. Ha giocato, credo, ogni razza possibile di Wings of Liberty, ma poi ha trovato la sua realtà come Zerg e quest'oggi vuole dimostrare di poter vincere questo Vasacast Invitational dal Team Liquid TLO! Immediatamente il secondo command center da parte di Cloud, dall'altra parte abbiamo il secondo hatchery di TLO, la pool posizionata a 15, quindi partenza standard per il giocatore Tedesken, mentre dall'altra parte il giocatore italiano va a prendere immediatamente a 3 minuti e 10 la sua prima raffineria. Lo ripetiamo, questa è una partita dai mille risvolti, oltre ad essere una partita tra due grandissimi campioni, una partita tra due a questo punto ex amici che poco tempo fa si sono presi su un blog ufficiale di Team Liquid, Cloud e TLO, qui a sfidarsi al Vasacast Invitational quarti di finale. Chi vince va in semifinale contro il vincitore tra Fryer e Casse. Tra l'altro ci dicono che Fryer sia già avanti di un game nei confronti del suo diretto avversario Casse. Quindi chi vuole può seguire questa partita da Jorosar. Poi alle 22, se avremo ancora tempo, andremo a cercare di commentare anche delle partite tra Lucifron e Snoot per non farsi mancare niente. In questo momento, mentre i bambini di Guzzo esultano, voglio provare a alzare un po' l'audio di gioco, non sento più niente, non si sente più niente, fate bassissimo. Ok, patto, aiuto, già fatto, da, tanto. Spirit si arrabbia con me, Spirit si arrabbia, ma io gli voglio bene, gli mando un bacino, muah! Mandiamo il bacino a Spirit. No, no, come no, gliel'ho mandato. Intanto attenzione perché TLO continua la sua produzione incessante di droni, mentre questo primo Marine di Cloud attacca questo povero deposito che niente aveva fatto. Sta arrivando anche la Factory per Cloud. Inizia a spostarsi la Factory, arriva immediatamente anche il reattore, quindi partenza classica per Cloud con delle Hellion.
Ovviamente adesso il gioco si fa molto molto interessante, sarà molto interessante anche riuscire a vedere magari qualche game dell'altro quarto di finale tra Snoot contro Lucifron. Gli italiani ormai se ne sono andati quasi tutti, l'ultimo baluardo, l'ultima bandiera tricolore è sventolata ed attaccata alle mani, nelle mani del Carlone nazionale Cloud. In questo momento anche senza team, quindi molto molto volenteroso di far vedere che è ancora un giocatore che vale, che è ancora un numero uno nell'ambiente di StarCraft. 31 psi per Cloud, 52 già per TLO. Andiamo a vedere l'incam, sono 35 i lavoratori per TLO contro i 29 di Cloud, che però dispone di due muli, ha posizionato altre due caserme, quindi tre racks e una factory per il Carlone nazionale. 38 psi in questo momento, psi bloccato, questi sono due giocatori che sono abituati a tornei di altissimo livello, anche più alto del Vasacast Invitational, però gli altri tornei non hanno Guzzo e noi ce l'abbiamo solo noi, quindi siamo l'unico torneo al mondo con l'avere Guzzo. È arrivata anche la terza Elite di TLO a 6 minuti e 46, si muovono le Hellion di Cloud sulla Axel Naga, vanno a liberare la prima Axel Naga. TLO espande il creep, ha tantissime queen in questo momento, 6 queen il giocatore tedesco, la tensione nelle APM dei due giocatori, 300 APM per TLO, 190 per Cloud, tantissime per entrambi i giocatori. Anche voi siete tantissimi e domani sarete anche di più. 53 psi per Cloud e 66 per TLO, vengono splittate le Hellion. Cercato di capire se era il caso o no di passare, ma poi ha deciso di non farlo, mentre in questo momento sta arrivando anche uno starport per Cloud, vedremo se verrà posizionato sul Tech Lab. Intanto arrivano anche i ringraziamenti del responsabile Italia di Blizzard, e salutiamo, ciao Luca se ci stai seguendo, il supporto, ma tanto domani avremo tutto il tempo per ringraziare e salutare tutte le persone che ci seguono. 69 Super Cloud, 77 per TLO, Italia-Germania, la grande classica, amici. Finirà 4-3, anche se un BO3, Italia-Germania 4-3, mi dispiace. Rigore al 90esimo, droppa il novantesimo, per il momento a 8 minuti e 5 nessuno dei due sembra essere intenzionato ad attaccare all'altro. 66 lavoratori per TLO, 47 per Cloud, altri due sorveglianti per TLO, che ancora, se non sbaglio, ma non ha ancora neanche il lair, sì, ok, ha il lair, però non vedo un infestation pit, ancora non ha attaccato a niente il giocatore tedesco del Team Liquid, va andato adesso a posizionare un infestation pit e si muove in avanti Cloud, attenzione perché lo ha visto tutto TLO grazie a questo sorvegliante, non ha avuto intenzione neanche di attaccarlo. Sta andando a creare anche il terzo Command Center Cloud, 86 psi a 99, la cattiveria, la concentrazione in questo momento accompagna Cloud che si va a muovere in avanti, stanno arrivando anche 11 Banneling, vediamo cosa deciderà di attaccare. Cloud va a attaccare la spine, attenzione perché arrivano i Banneling in questo momento, arrivano i Banneling, c'è bisogno, grandissimo Cloud, ha distrutto i Banneling, non so come non ci sono più Banneling, arrivano adesso altri Banneling, deve cercare di micrare i suoi Marine e i suoi Marauder, incredibile, un Banneling era rimasto, un Banneling ha distrutto buona parte delle unità di Cloud. Grandissima difesa di TLO, grandissima difesa di TLO. Guardate quanti SCB, comunque sono pari sugli SCB, 59 a testa, quindi direi comunque un buon comeback da parte di Cloud. Vediamo adesso quali saranno le scelte dei due giocatori, mentre la voce di Vasa sta finendo, ma è questo il bello di Vasacast, perché Vasacast non si ferma mai, se rimango senza voce inizia a fare le lettere, l'alfabeto con le lettere, mi scrivono webcam e io commento segni. Attenzione intanto, TLO cerca di tenere sotto controllo quello che accade, 100 psi per Cloud, 102 per TLO. Vediamo che ci sono in questo momento gli upgrade, 1-0 per Cloud, dall'altra parte 1-1 per TLO, che comunque sta già attaccando a Alveare, ha già il pinnacolo quasi terminato, quindi cercherà di andare a Broodlord il prima possibile.
intanto attenzione, perché arrivano dei paneling e dei link sulla Mineral Line di Cloud, che in qualche modo cerca di difendersi, ma comunque sono tante le perdite di TLD. Cloud che si va ad attaccare anche i suoi stessi SCV contro l'M. 17 lavori uccisi per Cloud, solamente 6 per TLO. Andiamo a vedere il Lincoln, 76, 75 lavoratori per Cloud, 62 per TLO in questo momento. Sta cercando di resistere adesso a questi push Cloud, ma deve stare attento perché dall'altra parte TLO ha già la Great Spire in costruzione. Abbiamo già la Great Spire in costruzione da parte di TLO. Che arriveranno tra pochissimo i Broodlord sul campo di battaglia, e guardate anche il creep spread da parte di TLO, incredibile, è già sulla faccia di Cloud. Attenzione, intanto un altro push, ci sono tanti banneling, i banneling esplodono, ecco, adesso ha subito delle forti perdite, comunque sullo psi siamo ancora pari, 129 Cloud, 127 TLO. Certo che l'arrivo dei Broodlord non saranno una buona notizia per il giocatore ex ATN, ora senza team, in attesa dell'uscita di Heart of the Swarm. Intanto ci informano che l'altro quarto di finale 1-1 tra Cass e Lucifron e Fryer, scusate, quindi si andrà alla bella tra i due giocatori ucraini, mentre qui è già molto bella la partita tra Cloud e TLO. Grandissimo split incredibile di Cloud, che ha splittato, attenzione, incredibile, i Maneling non fanno nulla a Cloud, ha un muro, il muro della rabbia e della cattiveria dell'Italia, inizia, avanza adesso ancora Cloud, non so se ci sono dei Broodlord, da qualche parte si stanno arrivando dei Broodlord, ma Cloud avanza con cattiveria, 149 a 124, non si ferma, il giocatore Terran italiano continua ad avanzare, va a attaccare adesso la quarta base di TLO, lo psi di Cloud è molto importante, 160 a 124, Spirit non sa se esultare, non sa quello che sta succedendo, attenzione di sotto perché passano dei link, ma Cloud sembra in grado di fermarli. In questo momento arrivano dall'alto del cielo milioni di Broodlord, ed è costretto a tornare indietro in qualche modo Cloud, in qualche modo deve tornare indietro, ha perso alcuni tank, è comunque in vantaggio di psi, vedete che corre indietro, grandissimo timing da parte di Cloud, che comunque in questo momento sembra essere in vantaggio. Andiamo a vedere l'inco, 75 lavoratori per TLO, 68 per Cloud, entrambi su tre basi. Spirit è molto teso, l'Italia di StarCraft è molto tesa, Vasacast esaltatissimo, andiamo avanti amici, guardate che Cloud evita ancora una volta a TLO di prendere la quarta base, 164 a 148, sto per finire la voce, tanto domani non c'è nulla da commentare, non vi preoccupate. Intanto deve liberare da questo Creep Tumor, è ancora qui Cloud, è ancora lì, questo Creep è rimasto con 3 di vita. Vediamo se riesce, ok, riesce a distruggerlo, però deve stare attento Cloud adesso, perché il numero dei Broodlord è importante, sono 5 i Broodlord da parte del giocatore tedesco. Ma Cloud ha un bel esercito, 173 a 162, se lo sono dati GLHF, sì, sono dati GLHF, magari si riappicipieranno per il Vasacast Invitational, caramba che sorpresa, Guzzo vestito da pella Harra, e Spirit fa la velina. Se non vuole fare la velina, intanto tutti e due hanno paura a prendere la quarta, la presa in questo momento di Leo, ma guardate quanti sono i Broodlord, sono veramente tanti i Broodlord in questo momento. Abbiamo riavvicinato il microfono, che fatica, ma che spettacolo, è bellissimo, 191 a 184, attenzione sotto perché sembra essere pronto a un run by TLO. Cloud poteva fare più danni forse in quel momento, dovrebbe cercare di riavanzare. Marine sono a 2-3, arrivano anche le Viking, ci sono tante Viking, ci sono anche pochi Infestor, però ci sono degli Infestor. Arriva una scan da parte di Cloud, deve rimanere calmo il giocatore italiano. A questo punto è chiaro che Vasacast poi il tifo lo fa, anche se è in mainstreaming, permetteteci di supportare un po' i nostri giocatori, perché questo torneo è nato per supportare l'eSports in Italia. E avanza Cloud, diviso a mezz'arco, il primo Fungal da parte di TLO, ci sono dei Corruptor, ma i tank di Cloud dietro stanno facendo grossi danni all'economia del giocatore tedesco. L'Italia dalla sponda balcanica sembra provare a colpire la Germania, che però si difende sui tank con dei Broodlord sul fronte. A
arrivano anche tantissime Queen, ma le Viking di Cloud sono veramente tante. Attacca avanti e indietro, una guerra epica. Titi ce l'ha lenta la partita, ma chi se ne importa, perché è tutto bellissimo in questo momento. Avanza, attenzione a un comeback di Ling sul lato basso della mappa, ma c'è un bunker, ma non c'è altro. Cloud deve sfondare, now or never. 179-200, ha perso tantissimi SCP Cloud, ha perso tantissimi SCP Cloud, e adesso prova a avanzare in questo momento. TLO 155-146, potrebbe riuscire Cloud a sfondare, prova adesso è tutto per tutto, ma i Marine vengono invasi da Broodling Everywhere, ci sono Corruptor ovunque, ormai Cloud deve cercare un tutto per tutto, è incredibile, una sorta di base trade, ma quei Broodlord non vanno giù, andate giù! Tank contro Broodlord, tank contro Broodlord, si è bloccato TLO, in questo momento è più bloccato, una sfida nella sfida, con questo tutto ciò dell'epico, ma continuano ad arrivare Broodlord, continuano ad arrivare Corruptor, ci sono solamente tank per Cloud, 121-101, grandissima difesa da parte di TLO, che a questo punto sembra aver liberato il campo e poter andare a un contrattacco vincente, prova in qualche modo Cloud a difendere ancora l'onore italiano, la disfatta, Italia non cadrà! Avanti e indietro, adesso ci sono un buon numero di Viking, siamo riusciti a rimettere in piedi questa base, questa partita è favolosa! Cloud contro TLO, 21 minuti di game, quarti di finale del Vasacast Invitational. Continua con questi Ling a dar fastidio TLO, andiamo a vedere l'incom, siamo sostanzialmente pari 55-51, TLO sta riprotando a prendere la quarta base, stanno arrivando anche dell'Ultralisk e Ultralisk e Bluebird, 113 psi, però guardate quanto minerale ha bancato Cloud, 1000 minerale, 1000 vespene, non ha invece risorse in questo momento TLO, Spirit guarda il tutto con occhio interessato. Sa che c'è ancora speranza per entrambi i giocatori, una sfida favolosa quella tra Cloud e TLO per il Vasacast Invitational. Guardate quante Viking nell'alto del cielo, c'è una quantità di Viking incredibile, tantissime medivac a supporto, TLO che va a prendere anche una quinta base, abbiamo delle macro acceri, ma la quantità di Bluebird è elevatissima, Cloud dovrebbe cercare di contrattaccare il prima possibile, perché ha tanto minerale, deve sfruttarlo quel minerale, deve investirlo in Marine, ho bisogno di avere delle Red Bull, sono tutte piene stellatine, devo. Eccoci, siamo tornati dopo una bella stimpaccata, sono nuovamente fresco come un fiorellino. Puttino, attenzione, ci sono tante Viking, upgrade a 2-0, ma dall'altra parte TLO sta continuando a riesparsi come gli Zerg sanno fare, basi e vivai da tutte le parti, dall'altra parte la solidità terrestre cerca di camperare raggiungendo un numero critico, 350, non ha molto minerale, le risorse di TLO non sono molte, però attenzione perché sotto a questi Broodlord si stanno andando a posizionare le Muccalische. E abbiamo una Muccalisca, abbiamo un esemplare qui, ve la facciamo sentire, gli mettiamo il microfono. No, ancora l'abbiamo persa. Ma attenzione, attenzione perché Cloud riavanza. Cloud riavanza, ecco avete sentito anche la Muccalisca. Cloud va a posizionarsi, va a siggiare i suoi tank. I Marine adesso si guardano negli occhi, sanno che potrebbe essere il momento della vittoria o il momento della disfatta. Lo psi parla chiaro, lo psi parla Cloud. 187-156, 187-157, ancora un comeback da parte di TLO, potremmo andare in base trade, potrebbe succedere di tutto, showtime, let's time to the rumble, vediamo quello che accadrà, Cloud decide di andare a difendersi, quando probabilmente era il momento di attaccare, si porta a casa quella base, ma non sa che TLO ha anche l'altra, potrebbe andare giù questo comando orbitale, ma... Vediamo lo steampack da parte di Cloud, una sfida epica qui su Cloud Kingdom, una delle partite più belle dell'anno proprio per il Vasacast Invitational, TLO contro Cloud avanti e indietro, funga l'incredibile su tutte le Viking, ormai ho la voce, sembro che come si chiamava, dai Ciotti, Sandro Vasaciotti, fungal su tutto, attacco mortale, il mondo esploderà,
dopo questa partita, 164-139. Però attenzione perché ci sono i Brutford, ma non c'è più niente a supportarli. 133-151, comeback di Cloud, steam pack di Cloud, 162-140-115, avanza Cloud, non ci sono più Brutford amici, 144-105, Carlone nazionale, portaci la gloria! 146-105, continua ad avanzare Cloud, pugno di resistenza da parte di TLO, un game fantastico, mentre dall'altra parte attacca ancora TLO. Oddio, sta succedendo tutto, mi sto mangiando il microfono, le mucche sul campo di battaglia, 138-105. 138-105, attenzione perché Cloud ha perso tutte le basi, in questo momento Cloud ha perso comunque tutte le basi, quindi la situazione è ancora molto molto pari, non mira nessuno dei due, hanno finito i minerali, hanno finito i minerali, un'army composition contro l'altra, 143-102, attenzione arrivano le ultralische da dietro, le ultralische da davanti, TLO is comeback, la Germania continua a ringraziare e adesso sembra essere in un vantaggio incredibile, però aspettate perché Cloud è ripartito a minare con tantissimi SCP, tantissimi muli, è una partita bellissima, 27 minuti di game, Vasa Cast Invitational 2013 di questo passo non ci sarà mai nel 2014, Cloud prova a difendersi adesso, spin pack ancora da parte di Cloud, che partita, dai, splittateci tutti, tweet us please. 108-72, arriva TLO, proverà a prendersi un'altra base, continua a fare avanti e indietro Cloud, avanzano ancora, si fa fuori l'ultimo clip, 120-74, psi bloccato, guardate perché psi bloccato TLO, perché Cloud sta girando tutta Cloud Kingdom, omen omen, con tutte queste Viking e gli ha fatto fare un altissimo numero di sorveglianti, ecco che potrebbe avanzare, attenzione adesso arriva un buon Fungal, questi sono Fungal probabilmente anche sprecati perché TLO ancora non sta minando, è a 20 minerali, Cloud avanza fiero con i suoi Marine e i suoi Marauder, sembrano fieri di rappresentare la bandiera italiana in questo momento, 125-65, avanza, potrebbe essere l'ingaggio, però attenzione, ottimo Fungal da parte di TLO, ottimo Fungal, delle muccalische non muoiono mai, continuano ad avanzare, 117-33, arriva il GG, Cloud 1, TLO 0.